Siamo al Fate Bene Fratelli di Napoli nel reparto di terapia intensiva neonatale per un evento eccezionale. Siamo qui per l'inaugurazione della prima banca del latte donato in Campania, quindi per comprendere il significato di questa iniziativa, di questa nobile iniziativa, intervistiamo il dottor Salvia. Dottore Salvia, finalmente stamattina l'inaugurazione di questa attesa banca del latte donato umano, quindi lei che si è molto impegnato per quanto riguarda il coinvolgimento, ecco, di tante persone, di tanti volontari, ma soprattutto della sua associazione. Sì, la banca del latte presso questo ospedale nasce per una grande sinergia che si è creata tra tante persone che hanno creduto in noi e nel nostro progetto e hanno impegnato ciascuno per le sue possibilità e per il suo ruolo risorse, grazie alla direzione del nostro ospedale che sa guardare ai veri bisogni e grazie alla presenza di catalizzatori di attività e di impegno. Mi riferisco ovviamente all'attività del Cardinale Crescenzo Sepe, che ha saputo catalizzare l'impegno di tante persone di buona volontà e far incontrare bisogni con le persone che possono alleviarli, e quindi ha dato una grossa spinta allo startup, alla nascita di questa iniziativa. Ecco, diciamo, anche il Fate Bene Fratelli, con delle iniziative teatrali e quant'altro, ha contribuito ovviamente a raccogliere fondi per sostenere questa nobile iniziativa. Sì, noi abbiamo avuto vicini tante persone, innanzitutto le famiglie dei nostri bambini, che non ci hanno mai fatto mancare il loro affetto, e sono state messe su diverse iniziative nel corso di questi ultimi anni per trovare i fondi necessari per partire. Voglio citare soltanto, insomma, qualcuna delle cose che è stata fatta, ad esempio la Antonio Beatrice con Startegy e con il consorzio Consai ha messo su un'iniziativa di raccolta fondi che ci ha dato le basi, e poi ovviamente tante altre piccole cose, ma non ce l'avremmo mai fatta senza l'aiuto determinante dell'asta di beneficenza di fine anno 2012 del Cardinale Sepe. Ecco, dottore Salvia, lei è stato molto stimolato dalle mamme, soprattutto perché hanno voluto le mamme questa iniziativa, quindi diciamola questa bella, diciamo, iniziativa. Beh, insomma, come dicevo, la banca del latte va a completare un'offerta assistenziale, quindi va a colmare un bisogno che era sentito e quindi, insomma, una necessità che c'era, che era avvertita, perché ovviamente le mamme sanno che in altre terapie intensive del nord Italia, qualcuna, purtroppo soltanto qualcuna nel sud, danno questa possibilità alle mamme di donare il latte a favore dei neonati prematuri che ne hanno più bisogno, e proprio qui in questa regione dove c'è un'alta natalità, dove ci sono tanti punti nascita e tante terapie intensive neonatali, mancava questa possibilità. Lei stamattina è qui per l'inaugurazione della prima banca del latte umano donato in Campania, e non solo, dico, ecco, questa inaugurazione stamattina con il Cardinale Sepe, quindi è un fiore all'occhiello per il Fate Bene Fratelli, perché sono tutti fondi, ecco, dati attraverso beneficenze, attraverso, diciamo, ecco, convinzioni da parte anche del dottore Salvia, a far capire e comprendere a chi effettivamente ha avuto bisogno di questa nobile causa. Sì, è una bella iniziativa che peraltro conclude già un breve percorso di un paio d'anni con la costituzione anche di un'apposita associazione, e con iniziativa appunto del dottore Salvia e del dottore Zappulli, che è responsabile della unità operativa della neonatologia. Certamente quello di sensibilizzare le persone, nel caso specifico le mamme, a donare del latte, diciamo che superfluo, che appunto oltre la sufficienza e necessità per i propri bambini, anche per i bambini di altre mamme che per tanti motivi non hanno latte a sufficienza. E questa è una grande opera anche di solidarietà, di condivisione e di
interessamento anche delle necessità degli altri. Pietro, è molto bello ascoltare queste parole, dobbiamo anche sottolineare il vostro impegno per l'AFAMAL, quindi per quanto riguarda queste iniziative che portano non solo beneficio ma danno la possibilità di vedere bambini ciechi. Sì, certo, il discorso poi si estendiamo alle varie iniziative, ai vari progetti dell'associazione Conifa dei Benefratelli per i malati lontani. E certamente il panorama si amplia con tantissime iniziative, tra le quali appunto quella di ridare la luce con varie missioni in Africa. Ad esempio, qualche mese fa ne è stata realizzata una, diciamo, relativamente piccola a nord del Madagascar. Ma sono stati ripresi anche contatti con l'aeronautica militare, con la quale appunto già sono stati realizzati vari progetti ridare la luce in Africa. Purtroppo in alcune di quelle zone oggi ci sono dei pericoli, c'è la tensione, c'è la guerra, basta fare riferimento al Mali o comunque alla striscia del Sahel, dei paesi del Sahel, eccetera. Ma comunque noi andiamo avanti con i vari progetti, non solo ridare la luce e quindi il discorso di, tra virgolette, liberare i bambini che devono accompagnare le persone cieche in modo che possano dedicarsi alla loro vita di bambini nel crescere, nello studiare, eccetera, ma anche altre iniziative, ad esempio quella riguardante la riabilitazione. Già è stato realizzato tutto un progetto di più di un anno, se non sbaglio a Kofor Idua in Ghana, dove ogni 15 giorni partivano 5 o 6 operatori di riabilitazione per fare due attività, una quella riguardante la riabilitazione e l'altra quella riguardante la formazione degli operatori sul posto in modo che possano continuare poi loro questa opera di riabilitazione e così via. Qui si va a ricollegare un po' al discorso, a quello di non solo dare il pesce ma imparare a pescare. Certo, Fa Pietro, ci tenevo a sottolineare quindi il premio della buona sanità che voi avete ricevuto a Città della Scienza, quindi diciamola tutta, nel senso che la sanità ovviamente deve fare i conti con la regione Campania, con la spend review e quant'altro, diciamo, ecco, vi mette in condizione con le spalle al muro, quindi tutte queste belle cose sono state premiate a Città della Scienza. Il Fate Bene Fratello ha avuto veramente, ecco, gli onori di ricevere il premio Buona Sanità. Ma noi ringraziamo per questa attenzione e questo riconoscimento. Possiamo dire, come ci raccomanda il Signore, che dopo aver fatto tutto quello che dobbiamo fare, sia come religiosi, sia con tutti gli altri collaboratori, per servire i malati e così via, possiamo dire siamo servi inutili, cioè quello di comunque dedicare tutta la nostra attività e la nostra vita al servizio dei malati e delle persone bisognose. È una grossissima emozione, una grande soddisfazione, è qualcosa che dà sicuramente un riferimento e un valore anche a questa città, visto effettivamente la necessità che ci stava di creare una cosa del genere, visto lo stimolo che una cosa del genere dà verso la generosità delle persone, perché questa è una banca che si baserà sulla generosità di donne che spontaneamente daranno il loro latte che andrà a vantaggio di questi piccoli tra i piccoli che sono i prematuri della terapia intensiva neonatale. Quindi senz'altro una grande gioia, una grande felicità. Lei stamattina è qui al reparto di terapia intensiva neonatale per l'inaugurazione della prima banca del latte umano donato qui in Campania. Quindi lei, che ovviamente
vertice nazionale, ecco, è un punto d'orgoglio per quanto riguarda la Campania, ecco, diciamola tutta, con la spend review, con i tagli alla spesa alla sanità, si fanno queste bellissime iniziative. Certo, ma le dico che in Italia fino ad oggi sono 28 le banche presenti e sono distribuite nel nord e nel centro in particolare, penso che la Toscana ne ha ben 6. E la Campania, la Basilicata, nel meridione solo Bari, Brindisi, c'è qualcosa, insomma. Ecco, questo è un problema da tanti anni. Perché la banca del latte è importante? L'importante non è un fiore all'occhiello, non è un discorso da dire solo umanizzante, perché avrebbe più vicino le mamme, avrebbe più vicino le donatrici. Ma attenzione, è un bisogno che diventa un bisogno in un centro di terapia intensiva neonatale per l'efficacia delle cure. Il latte materno è fondamentale per neonati di peso molto molto basso, li salva da malattie intestinali ma anche dal punto di vista dello sviluppo neurologico. E poi è un discorso di qualità. Perché per poter instaurare, per poter gestire una banca del latte bisogna avere sia dal momento della raccolta, poi la pastorizzazione, poi lo stoccaggio, si dice, poi la somministrazione, tutto un sistema di qualità che non si limita soltanto alla banca, ma interessa tutto l'ospedale addirittura, perché deve essere in campo il laboratorio, è trasversale. E poi c'è, è quello che diceva poco fa, il discorso sui costi. Più latte si raccoglie, a parità di personale ovviamente, meno costa l'alimentazione e meno ricorso quindi si può fare a costose alimentazioni parenterali, anche al latte in polvere, insomma, si può evitare, e quindi che i benefici sui conti degli ospedali ci sono a distanza, ovviamente. Lei è stato protagonista, diciamo, della preparazione delle attrezzature di questa nuova banca del latte umano donato. Sì, si è cercato insieme, sempre con le indicazioni del dottore Salvia, di realizzare e di ottimizzare tutte le varie l'arredamento tecnico per poter sfruttare sia gli spazi che le attrezzature, cioè l'arredamento viene dalla Germania, è stato particolarmente, come dire, tecnologico, e si è cercato, ripeto, la possibilità maggiore di poter sfruttare tutte quelle che sono gli spazi e soprattutto gli accorgimenti tecnici per quanto riguarda la pastorizzazione, la conservazione e, la raccolta soprattutto del latte donato. È un tempo di difficoltà anche per questo territorio, e iniziative come queste dimostrano la vitalità della struttura, la capacità soprattutto di offrire in momenti di grande difficoltà risposte ai bisogni concreti delle persone, che non sono quelli lontani, astratti, delle chiacchiere a vuoto, ma sono a volte anche cose di tutti i giorni, vicende come queste. Aprire la banca del latte significa dare opportunità magari a una famiglia che ha bisogno di avere, in un momento straordinario, quello della nascita di un bambino, degli primi mesi di vita, di momenti che sono sicuramente di grande cambiamento, un'opportunità. Sono cose che vanno sottolineate perché dimostrano che l'azione che si può fare nella realtà ospedaliera, nella realtà che accorrono e soccorrono le persone, sono anche concrete, sono anche cose che guardano alla vita di tutti i giorni e guardano alle persone. L'iniziativa questa è importante, la presenza della regione qui è stata da significare che qui in Regione Campania, quando si fanno iniziative del genere, vanno sostenute e quindi supportate. Infatti ritengo questa sia un'iniziativa importante, anche la presenza del Cardinale, di Sua Eccellenza, di Sua Eminenza, sta a dimostrare che il rivolgersi verso, diciamo, le fasce più deboli, ma soprattutto con una sanità di qualità, è un intervento importante e massivo, quindi che va premiato e sostenuto. Eminenza, finalmente l'asta di beneficenza ha portato a questi nobili risultati. È da un po' di anni, come sapete, no? Abbiamo iniziato con Pausilipon, il Santo Bono, per i bambini leucemici, i bambini in coma. Poi siamo passati anche all'Annunziata per i bambini asfittici.
poi abbiamo dato anche attrezzature all'ospedale per i bambini che nascono con difficoltà. E adesso quest'anno, ecco, è capitato un progetto che mi pare estremamente significativo per i bambini, per la qualità della vita dei bambini, perché riscoprire un valore come quello del latte materno, soprattutto i primi giorni della nascita, significa, ecco, direi, condizionare positivamente anche la crescita poi di questi bambini. Per cui molto molto volentieri abbiamo voluto che una parte dell'asta fosse per questa finalità. Alla sua benedizione è nata una bambina in questo momento. Allora questo significa che il Signore c'è, che il Signore è presente, che il Signore ascolta e che soprattutto in un momento, una bambina nata nel momento della benedizione significa che è benedetta, che nascerà con l'aiuto di Dio, con la benedizione di Dio, in un luogo così significativo, così particolare come questo dell'ospedale dei Fate Bene Fratelli. Perché qui c'è sempre la doppia benedizione, quello di Dio e quello dei nostri padri. E quindi un grazie, ecco, a Fa' Pietro che è qui vicino a noi. Certo, un grazie a tutti loro, alla congregazione, per tutto il bene che fanno, soprattutto con un ospedale di eccellenza come questo che è a Napoli. Tant'è vero che mi sono ricoverato pure io. Latte materno prima in acqua calda a 63 gradi, tramite una sonda noi ci accorgiamo che sta avvenendo la pastorizzazione e poi viene messo passato in acqua fredda per abbattere quel calore a meno 4 gradi, tutto un'ora e un'ora, dopodiché li possiamo dare alle mamme per allattare i bambini oppure lo congeliamo all'interno del congelatore. Concludiamo questa trasmissione con il direttore sanitario. Direttore, una bellissima giornata, ecco, il cardinale Sepe ha detto che è un punto d'orgoglio, ecco, il Fate Bene Fratelli con questa inaugurazione della banca del latte donato. Sì, certo, oggi concludiamo un'iniziativa che è partita già 2 anni fa, che ha avuto l'appoggio delle istituzioni cittadine, ha avuto l'appoggio del Cardinale, ha avuto l'appoggio dell'associazione Onlus Germogliare, che ha contribuito anche dal punto di vista così economico perché questa giornata si sia potuta realizzare. Con la realizzazione proprio di questa banca del latte umano, che è un atto di donazione, quindi un atto di amore che le mamme rivolgono ai loro bambini e anche ai bambini che in questo momento in terapia intensiva neonatale hanno bisogno di avere all'inizio questo latte umano, che tutti sappiamo le caratteristiche del latte umano, che diciamo dà delle garanzie, diciamo, nutrizionali, di amore e di affetto che non ha certamente nessun altro tipo di latte. Ed è tutto da Napoli, un cordiale arrivederci da Mario Orlando.